questa conversazione ci dedichiamo al dolore vulvare in una declinazione molto particolare, la vulvodinia, il dolore che interessa tutta la vulva e nel suo sottotipo la vestibolodinia, che interessa invece l'entrata della vagina, il vestibolo vulvare che si estende dalla zona sotto al clitoride, il profilo delle piccole labbra, la loro faccia mediale, fino all'entrata in basso della vagina. Il libro di riferimento, Il dolore vulvare, scritto col professor Murina, le certezze che abbiamo condiviso nelle conversazioni precedenti. Primo, che il dolore, tutti i tipi di dolore, ma questo in particolare, è reale e indica un danno biologico alla salute da infiammazione dei tessuti. Seconda certezza, il dolore acuto è un avvertimento, ma il dolore cronico, il dolore che dura mesi e anni, quello è un nemico che ci dice che sotto quello che noi vediamo, la mucosa, si sta combattendo una guerra, un'infiammazione biologica, un incendio biologico sempre più aggressivo, che va a modificare le vie e i centri del dolore, che diventa una malattia in sé e diventa un nemico che è sempre più difficile curare ed eliminare. Terza certezza, la vulvodinia, ogni malattia, ma questa in particolare, può essere vista come un film a due tempi. Pensate, passano mediamente 5 anni tra i primi sintomi e la diagnosi corretta. Ma in questi 5 anni i tessuti sono stati lesi gravemente e il problema è diventato davvero serio e spesso invalidante. La sfida quindi è riconoscere i primi fotogrammi del film per intervenire rapidamente con diagnosi e cure appropriate e cambiare il destino, tornare alla piena guarigione, alla felicità anche nell'intimità. Abbiamo sempre lo studio di riferimento per confermarvi che quanto vi dico ha una solidissima base scientifica, tra l'altro su una popolazione di donne con dolore vulvare che sono state valutate, studiate e curate nei centri italiani. Quindi molto importante. E allora la prima domanda è: qual è il primo sintomo, il primo fotogramma? Che cosa sente la donna quando compare la vestibulodinia? Il dolore sessuale. Il dolore ai rapporti è il primo sintomo che la donna porta in consultazione nel 64% dei casi. Ma non appena la donna dice ho dolore al rapporto, che cosa dovremmo chiedere noi medici? Signora o signorina, fin dai primi rapporti, e allora in quel caso aveva paura della penetrazione, addirittura fobia? Oppure ha avuto mesi, anni in cui è stata benissimo, felice ed è comparso a un certo punto? E se è comparso in un determinato momento, cos'è successo nelle settimane o nei mesi precedenti? Per esempio una cura antibiotica e una candida. Il 30% delle donne ci dice anche secchezza. Corretto capirlo, perché il dolore è il più forte inibitore riflesso della lubrificazione. E allora che cosa dovrebbe indagare un medico competente? Innanzitutto, dietro a questo bruciore dolore che la donna ci porta, c'è una candida? E, importantissimo, quali aspetti del ciclo mestruale possono peggiorare questo dolore? Attenti! Per esempio, il ciclo abbondante raddoppiare l'intensità del dolore. E ancora, il 60% delle donne, vi anticipo un dato importante, dice mi peggiora quel dolore alla vulva, la vulvodinia, la vestibulodinia quando ho le mestruazioni. Ma anche, importantissimo per le giovanissime che magari fanno sport e dicono non riesco a usare i tamponi. Non dobbiamo dire usi la protezione esterna, ma capire che la difficoltà a inserire il tampone come protezione mestruale indica la porta chiusa. Il muscolo che circonda la vagina è troppo contratto ed è necessario rilassarlo con una fisioterapia. E se la ragazza non ha ancora rapporti, possiamo fare la fisioterapia come fanno in pediatria con una piccola sonda per via anale, perché spesso chi ha difficoltà a usare i tamponi ha anche una stitichezza che dura fin da piccine. E allora valuteremo anche la presenza magari di cistiti, che sono frequenti quando c'è stitichezza. Allora capite che si aggrega uno scenario di vulnerabilità, ma anche di attenzioni, perché in positivo, nel momento in cui noi curiamo bene
il dolore vulvare, il dolore sessuale, contemporaneamente riconoscendo i denominatori comuni di altre patologie, per esempio l'ipertonia del pavimento pelvico, possiamo migliorare anche la componente biomeccanica muscolare che fa precipitare poi la cistite da Escherichia coli, ma anche correggere la stitichezza ostruttiva. E allora che cosa dovremmo valutare? L'intensità di questo dolore, sempre con la scala del dolore che ormai gli appassionati e le appassionate di questa trasmissione conoscono, ma anche importantissimo come il dolore si modifichi nell'arco del ciclo mestruale, perché come anticipavo il 60% delle donne ha un netto peggioramento in fase mestruale. Ecco che allora anche utilizzare correttamente una pillola, un cerotto contraccettivo oppure anche un progestinico in continua ci aiuterà a ridurre quella componente del dolore. Ecco perché una diagnosi accurata, l'anamnesi, la storia clinica è fondamentale. Come anticipavo, abbiamo evidenze scientifiche che il ciclo è un fattore peggiorativo, in particolare se abbondante, se è doloroso e con una peculiarità che la caduta degli estrogeni aggrava l'intensità dell'infiammazione. Ancora importante, ascoltare che cosa ci dice ancora la donna. Ci dice una cosa cardinale: mi sembra di avere dei taglietti lì. Il medico guarda e dice: ma no signora, non c'è nessun taglietto. Attenzione, l'essenziale è invisibile agli occhi. In che senso? Sono microabrasioni di micron, e il micron è un millesimo di millimetro, quindi non sono visibili agli occhi, ma la lesione, il taglietto è vero. E quel taglietto, quella soluzione di continuità, come diciamo in termine medico, mette in contatto il nostro sistema immunitario, tutta la nostra fanteria, con il microbiota, i triliardi di microrganismi che abitano in vagina e in particolare con la candida. Ecco che allora, soprattutto nelle donne che hanno anche una vulnerabilità allergica, intolleranze alimentari, asma, alterazioni iperergiche o allergiche, noi possiamo avere un eccesso di risposta quando l'esercito viene in contatto col potenziale nemico, la candida. Ma ecco il punto. La donna che ci dice ho taglietti lì sta dicendo una cosa importante anche al partner. Ad ogni rapporto questi taglietti, che sono microferite, si allargano, si approfondiscono. In altre parole, la lesione biologica organica continua, peggiora, e questo ci spiega una cosa fondamentale. Il nostro sistema immunitario arriva con un esercito, con truppe sempre più numerose, la fanteria, i mastociti. E che cosa fanno? Liberano nei tessuti sostanze molto diverse, infiammatorie, ma anche il fattore di crescita dei nervi, scoperto dalla Levi Montalcini. Ma attenzione, producono anche degli scavatori biologici che si chiamano triptasi e paranasi, che vanno a scavare dei tunnel, pensate, nella membrana basale che separa i tessuti con le fibre nervose del dolore e i vasi dalla mucosa. Questi scavatori, le triptase e le paranasi, creano dei tunnel nel tessuto e lungo questi tunnel le fibre del dolore, che già sono aumentate di numero proprio perché il fattore di proliferazione dei nervi le ha fatte moltiplicare, ecco l'iperalgesia, l'aumento dell'intensità del dolore, superficializzandosi, si spiegano un sintomo cardinale. Io tocco col guanto e la signora mi dice: è come se mi avesse toccato con un ferro bollente e ha le lacrime. Uno dice: è matta? No! La dislocazione della fibra del dolore fa dire da queste fibre al cervello, proprio perché sono superficializzate, è come se fosse arrivato un ustione nel tessuto normale, se fosse arrivato un taglio. E quindi questo ci dice che c'è stato un sovvertimento anatomico del tessuto. Se poi pensate che un centimetro cubo ha un miliardo di cellule, allora capite che questo tipo di sovvertimento richiede una diagnosi rigorosa, tempestiva, ma anche poi un certo tempo per essere curato, perché abbiamo un incendio che sta coinvolgendo miliardi di cellule. Ecco perché il dolore va ascoltato, diagnosticato e curato tempestivamente. E non stiamo parlando di piccole cose, è un danno importante. Allora, in sintesi, la sfida: comprendere il film della vulvodinia, che diventa, se non diagnosticato tempestivamente e curato con competenza, diventa malattia cronica, per scrivere che cosa? Un copione diverso, perché quanto prima interveniamo a diagnosticare e curare il dolore sessuale, il dolore vulvare, i fattori
predisponenti precipitanti, ecco che possiamo riportare alla completa guarigione quel tessuto, e allora sì che la donna potrà dire: finalmente ho una vita sessuale felice. E allora le certezze le abbiamo viste, adesso la terza certezza, la storia naturale come un film. Andiamo alle vostre domande. Domanda importantissima. Ho sempre dolore e bruciore ai rapporti, da 3 anni sempre peggio. Adesso non ho neanche più desiderio, ma il mio ragazzo mi dice che è impossibile non avere desiderio, allora non lo amo. Come glielo spiego? E cosa faccio? Tutti noi abbiamo provato il mal di denti, ma se abbiamo mal di denti non abbiamo più voglia di cioccolata. In altre parole, il dolore è un inibitore potentissimo dei nostri comportamenti. Il dolore sessuale blocca il desiderio perché è un'autoprotezione, perché se voi pensate che ad ogni rapporto quei tagli diventano più profondi, più larghi e più dolorosi, ma è comprensibile che questa ragazza dica non ho più desiderio. Mi preoccupo se continua ad avere rapporti dicendo che ha desiderio, perché a parte i masochisti vuol dire che c'è una situazione di danno che si perpetua e diventa sempre più difficile. Quindi il concetto è: va compreso quel blocco temporaneo del desiderio, è un'autoprotezione, lo dobbiamo rispettare, curare, ma anche dire al ragazzo: se lei ha una frattura alla gamba, non cammina su quella gamba neanche una volta alla settimana. Prima aspetta che tutto che si saldi bene e dopodiché tornerà a camminare. Ugualmente per l'apparato genitale, dobbiamo prima guarirlo, poi riprendere l'attività sessuale. In particolare, poi, se andiamo all'interdipendenza delle diverse fasi della risposta sessuale, ecco che è facile comprendere come il dolore vulvare e il dolore sessuale siano degli inibitori potentissimi di tutte le dimensioni: il desiderio, l'eccitazione mentale, la lubrificazione, ecco perché il 30% delle donne dice ho dolore ma ho anche secchezza vaginale, mi rinforzano la contrazione perché ho dolore alla spalla, si contraggono i muscoli afferenti, ma dopo 4 anni che sta contratto questo muscolo, prima di distenderlo ci vuole una signora fisioterapia con la fisioterapista o un'ostetrica molto competente. Addio orgasmo vaginale, e la delusione, la frustrazione mi portano poi a una depressione che è un ulteriore nemico del desiderio. Ecco perché dobbiamo ascoltare i sintomi precoci, diagnosticare e curare bene. Altra domanda molto triste questa, è molto che ci fa riflettere. Sto male da 5 anni. Tutto è cominciato con una cura antibiotica molto aggressiva perché avevo la polmonite, poi è cominciata la candida e una 2-3 ripartizione, dolore, bruciore ai rapporti. L'anno scorso mi è stata diagnosticata la vulvodinia, ma intanto il mio ragazzo mi ha lasciata e adesso sono sola, con un male ai genitali, al dolore vulvare tremendo, sono sola, disperata, e non mi sento neanche più una donna. E qui dobbiamo comprendere un altro aspetto importante della vulvodinia, e cioè che va a colpire non solo la funzione sessuale, ma tutta la femminilità, oltre, come abbiamo sentito e purtroppo spesso succede, la relazione di coppia. Ecco perché l'impegno che ho, che ha il professor Murina, che hanno molti colleghi in Italia, nella formazione, nel migliorare la capacità e la tempestività della diagnosi, è fondamentale perché questo non succeda. Perché a queste donne venga data subito una diagnosi tempestiva ed efficace. E un'ultima domanda cardinale. Ho avuto i primi rapporti 5 mesi fa. Ho sempre avuto bruciore, fin dall'inizio, anche dopo. Anche le mie amiche lo hanno, ma è normale. Ascoltandola, perché ha sentito le puntate precedenti, mi è venuta paura. Non è che verrà la vulvodinia anche a me? E cosa dovrei fare? Paolina spaventata. Allora, consigli innanzitutto cercare dei medici esperti di dolore vulvare e dolore sessuale, perché questo medico competente valuterà innanzitutto se ci sia già la vestibulodinia, che presa all'inizio è curabilissima, se ci sia una mucosa già con le microabrasioni, perché in quel caso ecco che un gel che è stato studiato e che contiene spermidina e acido ialuronico e è il primo con l'indicazione della vestibulodinia ci può aiutare a dare sollievo in queste prime fasi di malattia. Ma il ginecologo con molta attenzione valuterà anche se ci sia il muscolo troppo contratto, l'ipertono, e darà subito l'indicazione perché la fisioterapista o l'ostetrica molto competenti aiutino questa ragazza a rilassare il pavimento pelvico. Valuteremo poi anche il diazepam, altri farmaci. Il concetto è però che presa subito
la curiamo bene, curiamo subito la vestibulodinia, la vulvodinia, il dolore sessuale, e questa ragazza in breve tempo, questo è il punto, prima interveniamo, più breve la cura, perché le lesioni non sono ancora così drammatiche. I risultati dello studio del professor Murina, ripeto, è l'unico gel a base di spermidina che ha l'indicazione vestibulodinia, ci dice che il dolore vulvare viene ridotto del 76% e del 50% il dolore sessuale. Perché? Perché dobbiamo lavorare anche sul muscolo e sugli altri aspetti. In sintesi, è la certezza finale che voglio condividere con noi dopo 40 anni di lavoro in questo campo, che il dolore vulvare, la vestibulodinia e la vulvodinia sono curabili come è curabile il dolore sessuale, possono guarire completamente se diagnosticati presto e curati bene, con competenza. E questo è quello che desidero condividere con voi: la fiducia, la speranza e anche questa voglia di collaborare insieme, perché la conoscenza porti a chiedere aiuto presto a medici competenti. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, suggerisco per chi voglia approfondire anche il sito della Fondazione, dove potete trovare moltissimo materiale scientifico e anche di approfondimento divulgativo. E vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana per un ulteriore approfondimento su altri tipi di dolore vulvare. Grazie ancora e a presto.